Tu pensi che io sia un mostro, vero? È così. Io non penso proprio a niente. Invece sì. È da quando siamo rimasti chiusi in questa casa che mi eviti come la peste. Forse hai ragione tu. Io non so di essere un egoista. Di pensare soltanto a me stessa, di non riuscire ad esprimere quello che sento. Però io non sono un mostro. Mio padre non mi ha mai dato un bacio. Mai una carezza. Era un militare, per lui contava la disciplina, l'autocontrollo. Non si poteva piangere, non si poteva mostrare una debolezza. Diceva che noi eravamo di una casta superiore. Che eravamo nati per comandare. E tua madre? Mia madre se n'è andata con un altro uomo quando io avevo 10 anni. Almeno lei si è liberata. Invece poi per me è stato ancora peggio. Il dolore di mio padre, il rancore, lo scandalo. È stato un incubo per me. E poi è arrivato Jacopo. Sei innamorata? Non lo so, io non ho mai saputo che cosa fosse l'amore. Non me l'ha mai insegnato nessuno. Lui era l'unica persona che mi trattava con dolcezza, che non si vergognava di mostrare quello che provava per me. Mi ha portata via. E gliene sarò per sempre grata. Scusami, non volevo farti del male. Non volevo. Mi dispiace per Rosa, per Gino, per Augusto, mi dispiace per tutti. Mi dispiace tanto per tutti. Mi dispiace. Mi le tue lacrime sono buone. Adesso dormi un po'. Amore, con me, per favore. Sehr geehrte Frau Comtesse, das Mittagessen. Das Mittagessen. Un attimo. Frau Comtesse. Arrivo. Eccomi. Danke.
possibile. Non ti preoccupare. Mangia le tue.